Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Proprio ieri un paziente affetto da disfunzione erettile che non riusciamo a gestire nel migliore dei modi mi accennava, dice: dottore, ma io sento che il problema parte a livello cerebrale, non mi scatta la libido, ma ho letto che c'è qualcosa connessa con la dopamina, forse se usiamo qualche farmaco che aumenta la dopamina. Ecco, in effetti poi questa persona, questo paziente non era così lontano da una possibilità e mi ha riportato indietro negli anni quando poco dopo l'utilizzo del Sildenafil, del Viagra e dei suoi cugini Cialis, Levitra e quant'altro, uscì la apomorfina. Il nome commerciale era Uplima. L'apomorfina che sfruttava un'azione simile dopaminergica, quindi in effetti già più di 20 anni fa si era proposto questo tentativo farmacologico di aumentare l'erezione e la libido agendo a livello centrale. In effetti il farmaco purtroppo non prese piede più che altro per la scarsa risposta clinica sull'erezione e invece la presenza di importanti effetti collaterali, innanzitutto la nausea, vertigini e spesso sudorazione, quindi questo disagio così importante da impedire e evitare al paziente di assumere la molecola per i benefici erettili che poi non c'erano. Quindi questo incontro e questa piccola chiacchierata col paziente mi ha riportato un po' a questi ricordi di tanti anni fa, quando facevo l'urologo, non pensavo che poi mi sarei dedicato con interesse e passione all'andrologia e alla endocrinologia andrologica. Sempre nell'ambito delle molecole che potrebbero aumentare la libido, che aumentano la libido, purtroppo non sono prescrivibili. Non dimentichiamoci, ad esempio, il nome commerciale del Melatonan. Quante persone informate, specialmente anche atleti, hanno utilizzato il Melatonan 2? Perché dico atleti? Non perché migliora le performance. Ad esempio, nel culturismo sappiamo come l'abbronzatura magnifica l'aspetto muscolare per il pubblico, ma molto per i giudici, quindi si cerca sempre anche una parte estetica di rifinitura finale pre-gara, anche un'abbronzatura importante. Il melatonin, già il nome stesso ci fa capire, può aumentare i livelli di abbronzatura solidificandoli. Il melatonin è una molecola sintetica, è un analogo non competitivo dei recettori delle melanocortine. Allora, un passo indietro. Cosa sono le melanocortine? Sono degli ormoni peptidici che derivano da un taglio proteolitico, quindi si parte da una molecola più grossa, la propiomelanocortina, che attraverso un taglio proteolitico diventa appunto una melanocortina. Essenzialmente riconosciamo l'MSH e la CTH, che hanno quindi poi delle azioni su vari organi. E esistono nel nostro corpo dei recettori per le melanocortine. Essenzialmente abbiamo cinque tipi di recettori: il recettore LMC1R, quindi il recettore 1 che è a livello del melanocita e induce quindi uno stimolo nella sintesi e produzione di melanina, ecco quindi l'abbronzatura che questa molecola può produrre, che è poi quella che il nostro corpo produce quando siamo esposti ai raggi ultravioletti, chiaramente. Abbiamo dei recettori 2, MC2R, essenzialmente a livello della ghiandola surrenalica, che quindi, diciamo così, è deputato ad amplificare l'azione della CTH e alla sintesi e rilascio di ormoni glucocorticoidi. Abbiamo poi quelli che più ci interessano su questo argomento, i recettori 3 e 4, MC3 e 4R, che sono essenzialmente presenti a livello del sistema limbico e dell'ipotalamo. Ecco, lo stimolo del recettore 3 e del recettore 4 aumenta la libido e quindi anche l'erezione, come ci siamo accorti a livello sperimentale. Quando si è, diciamo così, prodotta anche la molecola sintetica, il melatonin, prima melatonin 1, che aveva la finalità, prodotto in Arizona, di trattare i tumori della pelle, ci si accorse che molti uomini che utilizzavano a livello sperimentale questa molecola riferivano un aumento del desiderio sessuale dell'erezione. Si è quindi intuito che questa melanocortina, chiamiamola sintetica, melatonina, agiva su recettori che erano responsabili dell'aumento della libido e dell'erezione, quindi escludendo chiaramente i recettori dei melanociti, i recettori surrenalici e l'MC5R, il recettore a livello muscolare, rimane chiaro e deduttivo che i recettori 3 e 4 sono quelli responsabili dell'aumento della libido. Quindi ecco, esiste in effetti una molecola che, al di là dei classici farmaci a uso topico locale, potrebbe aumentare la libido, il desiderio sessuale, quindi innescare quel processo mentale che alcuni pazienti riferiscono essere assente.
e non è un prodotto che è stato al momento commercializzato e utilizzato in andrologia per questo motivo, anche perché non è specifico, non è selettivo, quindi un melatonin 2 agisce su tutti i recettori che abbiamo nominato, tant'è vero che spesso la somministrazione può causare, a parte l'eccessiva abbronzatura che non da tutti può essere condivisa, nello stesso tempo rilascio di ormoni glucorticoidi e nello stesso tempo agisce su recettori, non dimentichiamoci che sono anche deputati alla gestione energetica del nostro organismo e ad esempio alcuni pazienti alla somministrazione riferiscono nausea e senso di vomito, quindi questa iperstimolazione di recettori deputati in effetti ad altre funzioni. Bene, era giusto saperlo, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.